Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, sono appena rientrato da Brescia, quindi ero a Rigamonti, dove si è svolta la partita Brescia-Pisa, finita 1-1. Film già visto, una pellicola, diciamo così, ormai usurata. Pisa è sceso in campo, una formazione rimaneggiata, quindi Zuelli al centrocampo, quindi Mastino. Ma io non lo so, una formazione, ragazzi, fragili. Ragazzi, che nel primo tempo Mastino ha provato con una punizione tirata anche bene, poi per il resto Iozzi che sbaglia in continuazione. Vabbè, comunque un Brescia fragile in difesa, peggior difesa secondo me Brescia. Pisa che scende negli spogliatoi sullo 0-0, inizia il secondo tempo veniamo così infilzati dal Brescia e niente, una formazione che non reagisce, quindi poi mister petto ai cambi. Insomma, abbiamo visto Sibilli dentro e Masucci trova la rete del pareggio. Iozzi che sbaglia clamorosamente davanti alla porta. Io non ho più parole, perché è inutile. Dobbiamo andare a vedere quali sono stati, facciamo tabellino, andiamo a vedere. Ma cosa volete andare a vedere? È un assurdo. In 7 partite, dove ci sono stati 21 punti a disposizione, che 7 per 3 fa 21, hai totalizzato hai portato a casa 2 punti. Su 21 punti ti sei portato a casa 2 punti. Va bene? Allora, Maran all'inizio abbiamo detto, abbiamo fatto cacciare un allenatore perché in 6 partite è riuscito a portare a casa 2 punti. Io lascio a voi il pensiero. Questo è un mio pensiero personale. Oggi era da vincere la partita. Oggi era da vincere. Il Pisa la poteva vincere a mani basse. Non siamo riusciti neanche a far quello. Una squadra fragile, una squadra che non ha, secondo me, più mordente, non ha più grinta. L'unico entrato veramente con la verve giusta è il nostro Masucci, graziando Dio che c'è Tano, perché altrimenti oggi era un'altra sconfitta a segnare. Ve la potevate pure segnare sul calendario oggi. Altra sconfitta, pari, contestare la squadra. Io non ho più, c'è l'ultima a casa, la SPAL. Adesso dobbiamo vedere cosa farà Palermo, cosa faranno Palermo e Venezia. Ti devi vincere comunque in ogni caso, per andare al playoff. Devi vincere in ogni caso, bisogna vedere di incastrare i risultati di Palermo e Venezia. Oggi avevi la possibilità, di chiudere in bellezza, andare a un playoff, per una stagione così e così, poi è andata impicchiata alla fine, però dice vabbè, comunque siamo andati a playoff, una partita almeno l'ho giocata. Giocherei con una spalla in casa che è praticamente retrocessa. E non sono contento della situazione, non sono contento del mister, lo dico chiaro, perché la situazione è questa, E io ho detto e ripeto, ci metto la faccia tutte le volte, perché ci metto la faccia. All'inizio abbiamo disputato 6 gare, 2 punti e abbiamo cacciato un allenatore. Adesso 7 partite, 2 punti. C'è qualcosa che non va. Vogliamo andare al mare? Vabbè, andiamo al mare, siamo salvi ormai. Salvezza, il mare era già chiusa qualche settimana fa. Discorso salvezza, ma io l'avevo detto, non c'erano dubbi sulla salvezza. Ci siamo salvati, il mister ci ha salvato, grazie. Qui dobbiamo rivedere mentalmente la situazione, nel senso, ormai non c'è da rivedere più niente. Io sto parlando dell'anno prossimo, qui o facciamo una pulizia o altrimenti così non ci si leva un ragno da un buco. E pensare
e pensare che abbiamo le potenzialità, abbiamo la società, abbiamo una società forte, abbiamo le potenzialità per distruggere un campionato di B e di stare comodamente in Serie A, perché ci sono le potenzialità. Strutturalmente questa società è forte e ha le potenzialità. Cosa aspettiamo a sfruttare queste potenzialità? Io non lo so. Vabbè, staremo a vedere. Io non vado a commentare niente. Niente, io la chiudo qua. La chiudo qua. Non ho più niente da commentare. Nel senso, venerdì 19 giocheremo l'ultima partita. Tutti giocheranno l'ultima partita. Stesso orario, stessa data. E vedremo. E vedremo chi andrà a playoff, chi non andrà a playoff. Ma io credo che playoff o non playoff, no, a questo punto non, cioè non, una squadra che se andiamo così a playoff, cioè, non credo di levarci niente, insomma, più di una partita, io credo che no. Quindi alla fine, insomma, tutto sommato, bene chiuderlo così, magari con una vittoria alla fine, vabbè, e si chiude magari il campionato in questo modo. Sono amareggiato, veramente amareggiato. Io ho seguito ormai per questa stagione Pisa in casa, fuori casa, voi lo sapete, quindi ce voglio dire. Però ti lascia l'amaro in bocca, no? Ti lascia l'amaro in bocca. Non c'è niente da dire. Una squadra che non ha verve, non ha grinta, non ha volontà, si tira così tanto per tirare anche davanti alla porta, cioè praticamente a porta libera, e non si riesce a fare cose. Cioè, allucinante. Deve entrare Masucci, il nostro grande Gaetano Masucci, veramente. Una statua dobbiamo fargli a questo ragazzo, una statua, e non basta. Cuore da leone, comportamento da leone. Fuori dal campo e dentro il campo. Questo è il discorso, insomma. Alla fine tutto quello che gira intorno a Pisa gira intorno a Masucci. Perché è così. Quindi è inutile che Gargiulo, ma fatemi la cortesia, va bene? Perché poi Diozzi, fatemi il piacere. Quindi o si dà una registrata per il prossimo campionato, o se no è un galleggiare in eterno, un galleggiare in eterno. Quindi io credo, spero, pulizia, perché a fare una pulizia, o ripulisti, che inizia oggi e finisce all'inizio del prossimo campionato, e poi vedremo. Credo, spero, mi auguro. Questo è quanto, basta. Io per questo video la chiudo qua. Domani ci sarà la trasmissione, noi siamo nerazzurri. Non anticipiamo a domani perché martedì non è possibile. Lunedì ci sono, insomma, c'è le elezioni a Pisa, eccetera, eccetera. Quindi domani, mi raccomando, tutti presenti qua sul canale per la trasmissione, noi siamo nerazzurri. Va bene? Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani!